Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ecco, comunque, io voglio la calma di Sorgi. Tutti questi dettagli ovviamente verranno valutati alla magistratura e molto probabilmente Santanchè sarà rinviato a giudizio, sia pure per quella parte dell'inchiesta che è rimasta aperta. Meloni ha già detto che se viene rinviata a giudizio deve dimettersi. Una cosa del genere potrà capitare, sì, no, non lo sappiamo, al sottosegretario Delmastro, che oggi è stato fatto oggetto di un'inquisizione coatta. Cioè, che spiega vuol dire? Che vuol dire. Che la procura, che la pubblica accusa, aveva detto che poteva essere prosciolto. E invece il GIP, cioè il giudice delle indagini preliminari, quello che una volta era il giudice istruttore, diciamo, ha detto no, tu lo devi inquisire. Adesso poi c'è tutta una technicality molto complicata che non sto a spiegare, per cui il GIP ha detto, però sta di fatto che la pubblica accusa lo voleva prosciogliere e il giudice istruttore, chiamiamolo così, ha convinto la pubblica accusa a inquisire. Probabilmente verranno tutti e due rinviati a giudizio, no? Il caso di Delmastro, come sappiamo, è più semplice, quello di Santanchè per tutti questi dettagli. È più semplice il caso di Delmastro, non ha un peso politico diverso visto che quegli atti sono stati usati in Parlamento dal coinquilino. Non lo so, perché lì comunque sulla segretezza di quei documenti rivelati da Delmastro. No, sull'uso politico di quei documenti, cioè io parlo del peso politico delle due vicende. Ma lui, se viene inquisito perché ha rivelato dei segreti, non perché Donzelli ha attaccato. Non per l'uso. Nella richiesta di archiviazione, diciamo anche questo, chi richiedeva l'archiviazione diceva Delmastro non era consapevole che Donzelli era. Comunque, supponiamo che vengano rinviati entrambi a giudizio, dovranno dimettersi entrambi perché questa è la linea del Piave che la Meloni ha fissato. Quando c'è rinvio a giudizio si devono dimettere. Va bene. Ora io vorrei richiamare la vostra attenzione su un'altra vicenda importante che si è svolta in questi mesi e che riguarda la giustizia ed è la riforma del ministro Nordio. Cioè in questi mesi che vanno da novembre, quando la finanza entra nelle aziende di Santanchè, a giugno, quando esplode il caso Santanchè, il ministro Nordio annuncia in Parlamento una grande riforma della giustizia, dice che separerà le carriere dei magistrati, insomma dice tutto quello che i magistrati non vogliono che sia realizzato e poi in realtà presenta in Parlamento un testo che contiene l'abolizione dell'abuso d'ufficio, cioè un reato importante per carità, ma che rispetto se era 100 quello che aveva annunciato, questo sarà 10, diciamo. Ecco. Si è svolta quindi una trattativa fra il governo e la magistratura, una trattativa probabilmente fra il Quirinale e la magistratura, che ha detto se il governo fa questo è guerra. Probabilmente c'è una corrente della magistratura che non è contenta neanche così, cioè che considera l'abuso d'ufficio, ma non è che lo dico io, la portate continuamente in televisione voi, perché ci sono procuratori della Repubblica che vengono in televisione e dicono oh, l'abuso d'ufficio è il reato spia per la corruzione, non lo dovete toccare. Quindi, però scusa, non dovrebbe essere la funzione, parte della funzione della magistratura, indicare alla politica gli snodi della legislazione? Fu proprio l'appello di Mani Pulite, ci ricordiamo, nel 94, quando i PM dissero saltano tutti i processi per corruzione. E lo dissero dei signori che si chiamavano Davigo, Di Pietro, Gerardo Colombo e Francesco Saverio Morelli. Poi ci sono stati i governi di centrosinistra che hanno riformato, ministri di centrosinistra che hanno riformato l'abuso d'ufficio perché tutti i sindaci di centrosinistra avevano guai con l'abuso. Ma arrivo al punto. Il punto è questo. È possibile che ci sia una corrente della magistratura che ce l'ha col governo? Perché considera questo. Fratelli d'Italia era un partito che stava con i magistrati, ma che stava con i magistrati a tappeto su qualsiasi cosa. Se da Fratelli d'Italia emerge un ministro di giustizia che non c'è un magistrato alla presidenza del Consiglio. C'è un magistrato alla presidenza del Consiglio che è un magistrato. Mantovano, ovviamente. Mantovano, che è un magistrato che probabilmente non lo ammetterà mai, per come conosco il sottosegretario Mantovano, che probabilmente è stato oggetto di questa trattativa, oggetto di queste pressioni da parte
della magistratura e che ha suggerito alla Presidente del Consiglio di suggerire a Nordio di tagliare un po' la riforma. Posso? La riforma è stata tagliata, non è stata tagliata abbastanza a occhio di alcuni magistrati ed ecco che quindi... diciamo, no, a mali allora, estremi, no. Estremi bene, elementi. Voglio solo fare una precisione non telegrafica è, sulle allora, scorte dire, perché io dico sempre i fatti dico, che posso visto che documentare. Tu hai citato il 94 sì. Che è l'anno, come sappiamo, dell'avviso di garanzia a Berlusconi al convegno, al vertice internazionale, questo non è l'avviso di garanzia a Berlusconi. Se sarà, sarà l'avviso di garanzia a Santanchè e Del Mas, è una cosa molto non più piccola. Però è un avvertimento molto importante. Allora, io trovo molto grave quello che dice il direttore. No, no, hai parlato per 10 minuti consecutivi. No, no, perché devi rispondere alla domanda. E Zanandi che dice il cadavere non c'è. Sulle scorte, nel 2016 viene approvata una circolare che consente all'autorità di dare la possibilità di usare la macchina privata, ma solo con delle motivazioni. A spese della persona che vuole il mezzo privato, e questo è molto importante. E ci fu un caso particolare, Iole Santelli, che per motivi sanitari voleva avere una privacy sui suoi trattamenti, infatti non si seppe. Prego, allora, mi secca c'è il cadavere, dice Senato. No, mi secca moltissimo diciamo, dover mettermi a fare il difensore dei magistrati, perché sembro quello che... però il direttore... Sorge ha detto secondo me delle cose gravi, nel senso lui ha concluso il suo intervento dicendo questo, cioè l'inchiesta su Del Mastro e l'inchiesta sulla Santanchè sono dei segnali, e questo lo pensa anche Meloni che ha fatto un intervento nel comunicato stampa non firmato da Pazzoligi di una gravità sconcertante, che dà un segnale, un avvertimento per dire non ci rompete le scatole, questa riforma non ci piace. È un'opinione legittima. So, se Nardi e Sorge hanno e io penso che questa cosa sia... No, io penso, Pietro, che questa cosa sia grave perché sposta l'attenzione da una guerra che non esiste, perché i giudici sono deboli, non indagano praticamente nulla e nessuno. La questione di Palamara ha devastato il CSM e ha molto indebolito la Procura di Roma. La questione Amara, la storia dell'ENI, ha molto indebolito la Procura di Milano. Ci sono addirittura su Del Mastro la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione e sai che segnale vuoi dare se devi fare un'archiviazione appunto. Peraltro non tornano i tempi, io però a proposito dei tempi li abbiamo finiti. E bisogna cercare di evitare di raccontare una contrapposizione che non esiste e stare nel merito delle cose, perché questo paese si è fin troppo avvelenato, non inventiamoci cose abbiamo, che non esistono. Abbiamo veramente finito il tempo, ringrazio però, insomma, Sara Menafa, Pietro Senaldi, Marcello Sorge, Emiliano Fittipaldi per essere stati con noi. Perché questa vicenda durerà. Ma sì, ma mica dopo il break, per quello li saluto adesso. No, torneranno qui. Ah, rimangono? Ho perso il filo. E allora niente, pubblicità, torniamo dopo, li trovate qui. Dai, ho sbagliato dopo io. Dopo la pubblicità, sempre qua. Dico.